Ragazzi miei, buongiorno, buona domenica. È appena terminata la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri della partita Sampdoria-Juventus, la vigilia, la classica presentazione della vigilia. Parliamone perché ci sono alcuni discorsi interessanti, ma soprattutto poi alcuni di questi discorsi si intersecheranno in chiave mercato, che ovviamente Allegri per forza di cose non ha voluto affrontare, il mercato lo fa la società, bla bla bla, le solite frasi fatte degli allenatori in conferenza stampa, però noi poi andiamo a sviscerarle per quelle che sono le informazioni nella giornata di oggi. Intanto Allegri dice: la Samp ha fatto una buona partita con l'Atalanta, a Genova sono sempre partite complicate, in alcuni momenti della partita ci sarà da difendere bene perché loro avranno la spinta del pubblico, altre frasi fatti, sempre le solite cose che si dice in conferenza, che dice Allegri in conferenza stampa. Poi dice: quando si vince si è sereni e tranquilli, perché il giorno c'è il giorno libero e poi c'è tutta la settimana in cui lavorare bene. Quando invece succede un infortunio muscolare alla Juve viene giù tutto, un po' come quando costruisci un castello con le carte. Di Maria ha avuto un problema all'adduttore, che aveva già avuto, starà fuori una settimana a 10 giorni. Pogba ha avuto il menisco, a McKennie è uscita una spalla, qui non ci possiamo fare niente. Szczęsny ha avuto invece un problema risolvibile all'adduttore, ma Perin è bravo e affidabile. Gli infortuni fanno parte della stagione, non sono preoccupato. Il resto della squadra sta abbastanza bene, bisogna lavorare in silenzio per migliorare condizione fisica e tecnica. C'è la Samp, poi ci prepareremo per la Juve, per la Roma. Allora ragazzi, non affronto nuovamente il discorso infortuni per un motivo. Ho fatto un video dedicato ieri in cui andiamo veramente a sviscerare e rispondo anche indirettamente ad Allegri. Avevo già risposto il giorno prima ad Allegri, quindi vi porto quel video lì, andatevi a vedere quel video lì. Secondo me il problema infortuni alla Juventus c'è ed è abbastanza riscontrabile e ci sono i numeri che vi parlano di tutto, quindi datevi a vedere quel video al termine di questo. Allegri dice: rispetto agli anni scorsi si è alzato il livello, ci saranno 8 squadre pronte a lottare per le posizioni alte di classifica e per i posizionamenti in Europa. E poi le dice in ordine, non so se sono secondo lui in ordine di forza, io mi auguro di no, perché Allegri dice Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio, Fiorentina, significherebbe Juventus quinta quindi in Europa League. Mi auguro che non sia stata un modo da parte di Allegri di metterle in ordine di forza e di come arriveranno secondo lui a fine anno, perché sarebbe veramente preoccupante. E poi dice: sarà un campionato avvincente, ma lo sarà soltanto, Max, se noi non siamo quinti, perché se no avvincente non mi sembra la valutazione giusta per descrivere. Di Ken sono molto contento, si è presentato molto bene, ha fatto gol contro il Barcellona e contro la Primavera nelle amichevoli. Da sabato prossimo inizia una partita ogni 3 giorni e i cambi diventano molto importanti. Rovella, Miretti, Sule e Kostic hanno fatto molto bene a subentrati con il Sassuolo. Per tornare a lottare al vertice e a vincere bisogna passare attraverso il lavoro. Allora, ormai conosciamo Allegri e sappiamo leggere le sue risposte. Tradotto, Ken non giocherà, perché se no avrebbe detto Di Ken sto pensando di farlo giocare, oppure giocherà, perché è di solito molto diretto quando c'è in testa queste cose. E infatti subito dopo dice: mettiamo in chiaro le cose, domani Rabiot gioca, l'anno scorso ha fatto una stagione importante, sul mercato e sui giocatori ci sono possibilità di partenza, Rabiot ha fatto un'ottima stagione per le sue caratteristiche, la prima partita era squalificato, domani con Ken e Rabiot abbiamo 2 nuovi acquisti. Ora, tralasciando il discorso dell'ottima stagione di Rabiot, io ragazzi ve lo ripeto, ve lo ripeterò per sempre, non mi pare che sia stato così, ad ogni modo va un po' a concludere tutti questi discorsi che si sono letti in settimana di Rabiot fuori rosa. Io ve l'ho detto dal primo istante, ragazzi, non mettetevi nella testa che Rabiot verrà messo fuori rosa, perché Rabiot se rimane alla Juve gioca, e infatti Rabiot domani gioca, ma non è una sorpresa, cioè era abbastanza palese che fosse così. Poi ha il contratto in scadenza tra un anno e mi auguro che non gli venga rinnovato. Abbiamo perso un'ottima opportunità di monetizzare la partenza di un giocatore che, ribadisco, secondo me non è vero che ha fatto un'ottima stagione, secondo me non è un ottimo giocatore, però è rimasto e gioca e quindi farà parte della Juventus di quest'anno, molto probabilmente, a meno che sul mercato non accada qualcosa. Però Rabiot gioca e a quanto pare Ken no, partirà dalla panchina. Poi Allegri dice: il Milan sulla carta è il favorito perché ha vinto e l'Inter si è rinforzata. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e migliorare quello che si è fatto l'anno scorso. Noi oggi non possiamo essere i favoriti per i risultati fatti, serve lavorare. Per vincere le partite c'è da soffrire, non bisogna essere presuntuosi solo perché siamo la Juve. E allora qua io apro il discorso della settimana scorsa, la conferenza stampa l'ultima, quella prima del Sassuolo. Allora non abbiamo fatto un'ottima stagione se non possiamo essere favoriti per via dei risultati, che era un discorso che non avevo condiviso minimamente. Torna sempre fuori, si incastrano queste conferenze stampa e vengano fuori queste cose, ma andiamo avanti.
Allegri dice: sono contento di Gatti, domani gioca uno tra lui e Rugani, sono sereno. Leo ha faticato a fine primo tempo, questa settimana è stato gestito, avevo già deciso che non avrebbe giocato, viene comunque via con noi ed è a disposizione. Anche qua, tutte le volte, appena si è diffusa la voce di Bonucci ha faticato, finalmente gioca Gatti. Anche qua vi ho detto: ragazzi, con calma, perché non so se giocherà Gatti, ancora adesso ve lo dico, non so se giocherà Gatti, magari sì, ma Rugani viene preso in seria considerazione per il ballottaggio, ed eccoci qui. Ormai conosco i miei polli, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Il settimo anno con Allegri in panchina, penso di aver iniziato a capire abbastanza, quindi attenzione perché domani potrebbe giocare davvero Rugani. Poi gli chiedono di Chiesa, e qua vi invito magari a andarvi a rivedere la risposta che ha dato Chiesa, perché io l'ho trovata una risposta molto strana per come è venuta fuori dalla bocca di Allegri, per l'espressione facciale, per come l'ha detta, per il tono di voce, perché dice: Chiesa sta recuperando bene, io sarei contento di vederlo rientrare prima dei mondiali. Non possiamo sognare, dobbiamo essere pragmatici e realisti, oggi dobbiamo rimanere con i piedi per terra. In questo momento non posso fare affidamento su Federico, ma è normale che sia così. Ribadisco, non tanto per il contenuto, quanto più per l'esposizione. Andatevi a rivedere quel pezzettino e ditemi se anche voi l'avete letta così. Zaccaria sta bene, ha fatto una buona partita, sono contento di quello che sta facendo. Di mercato non parlo, mancano ancora 10 giorni e può succedere di tutto. Noi, squadra, dobbiamo vincere, al resto pensa la società. E questo è un altro incastro di mercato di cui possiamo parlare, perché a quanto pare Borussia Dortmund e Monaco, se ho capito bene, sono interessati all'acquisto di Zaccaria e la Juventus ci starebbe pensando. Numericamente un'uscita di Zaccaria la comprenderei, perché siamo davvero troppi, decisamente troppi a centrocampo, l'abbiamo già detto tante volte. A livello di livello, perdonatemi il gioco di parole, per quello che è il livello del calciatore, non sarei nemmeno troppo triste per l'uscita di Zaccaria, perché mi sembra un buon giocatore, ma non stiamo parlando di un centrocampista che non puoi, di cui non puoi fare a meno. Mi sembra un giocatore che ci sta da tenere all'interno della rosa e va bene così. Si parla addirittura di un'offerta di 20 milioni, quindi la capirei a maggior ragione perché vai a monetizzare un giocatore che avevi pagato 6, 7, forse 8 a gennaio. Per allora il punto è proprio qui. Perché prenderlo a gennaio? Perché esce Bentancur? Perché c'è una buona offerta per Bentancur? Quindi metti dentro un giocatore a caso soltanto per avere la possibilità di coprirlo e poi venderlo subito dopo. Poi magari non ha convinto, questo è vero, però mi sembra un continuo cercare di spostare, di comprare, acquistare e cedere giocatori solo per il gusto di farlo. Zaccaria sarebbe esattamente Emre Can, anzi peggio di Emre Can, perché almeno Emre Can un anno se l'è fatto. Un anno e mezzo, perché poi è stato ceduto a gennaio. Zaccaria farebbe solo 6 mesi. Quindi capirei sotto il punto di vista numerico, capirei sotto il punto di vista economico, però proprio sotto il punto di vista progettuale non capirei. Non capirei perché mi sembra veramente un'operazione folle. E più che altro diventa folle perché magari sei costretto a cedere Zaccaria, che magari poi non vorresti nemmeno cedere perché non sei riuscito a cedere Rabiot o Arthur. Quindi ancora peggio in realtà. Vediamo che cosa succederà, però queste due parole su Zaccaria era bene farle. Poi Allegri parla dei giovani, dice: lunedì qualche giovane ha giocato, sono tutti ragazzi bravi. Da qui a fine mercato valuteremo chi rimarrà all'interno della rosa. Io torno a dire, ho questo sentore legato a Fagioli, che non significa che andrà via, però vediamo anche domani che cosa succede, perché già non era entrato con lo Sassuolo, si era fatto tutta la preparazione, non lo so, è entrato Miretti, che non lo so, vediamo un attimo cosa succede. Magari escono Zaccaria, Fagioli e Rovella, ne escano 3, tu rimani con 6 e arriva Paredes, comunque sono 7, considerando Arthur fuori rosa, non lo so, vediamo. Ormai il centrocampo della Juve, ragazzi, gli ultimi 10 giorni di mercato sarà un rebus e basta, quindi vediamo cosa succede. Io non vedo l'ora di iniziare a giocare, Più partite ci sono, meglio è. Viviamo per la partita. Giocare ogni 3 giorni crea adrenalina e curiosità, anche perché poi ci confrontiamo in Champions. Per me ora inizia il bello, è divertente. Allenarsi tutta la settimana è sì bello, ma poi bisogna giocare, dato che da qui a novembre ci faremo una scorpacciata di partite, ce ne sono altre 20, quindi avremo modo di vedere. Poi, tra Gatti e Rugani c'è un 50-50, tirerò una moneta per decidere. Se esce un gatto gioca Gatti, se esce un cane gioca Rugani. Allora, scusatemi se rido, ma non tanto per la battuta, perché l'ho trovata di basso livello, ma capisco voler mettere in contrapposizione il gatto, quindi il cane, però Gatti e gatto ci sta, però dare del cane a Rugani mi è sembrato abbastanza...
Ha dato del cane a Rugani indirettamente. Poveraccio. Secondo me, se Rugani ascolta la conferenza stampa a casa non è contento. Ribadisco, la battuta è stata di basso livello. Però forse nemmeno se ne è accorto che ha dato del cane a Rugani. E comunque domani rischia di giocare lui. Vediamo un attimo cosa succede. Perdonatemi questa... Questo calo di concentrazione, però veramente è stata una roba che quando l'ho sentito in diretta non ci potevo credere. Domani abbiamo la Samp, i giocatori che abbiamo bastano e avanzano. Sta parlando di giocatori offensivi perché gli fa la domanda sugli innesti di mercato davanti. Dice, abbiamo McKennie che è comunque un giocatore iperoffensivo. Abbiamo Cuadrado e Ken che qualche gol lo fanno. Poi dice, magari domani fanno gol Kostic o Rabiot. E qua apriamo la discussione su Depay, perché a quanto pare Depay e il Barcellona sono sempre più vicini a trovare il punto di incontro per la rottura e quindi separarsi. Magicamente si è passati da manca solo questo, la Juve ha già l'accordo col giocatore, adesso sono vicini a separarsi ma la Juve non ha l'accordo col giocatore, che chiede quindi 7-8 milioni di euro l'anno. Qual è la verità? E addirittura allo stesso tempo, per tutelarsi, dato che le richieste di Depay potrebbero essere troppo alte, si sta pensando a Milik. Andiamo avanti per cortesia, che non voglio rovinarmi la domenica. Andiamo avanti. Ho visto l'Inter, dice Allegri. Era forte l'anno scorso e quest'anno si sono rinforzati. Sono una delle favorite a scudetto. Noi dobbiamo recuperare un gap. Servono cuore, passione, sacrificio e tecnica. E allora significa che noi l'anno scorso un'ottima stagione non l'abbiamo fatta, ma al di là di doverlo sottolineare, mi sembra abbastanza scontato. Poi dice, domani Kostic dovrebbe giocare dall'inizio, è un ragazzo intelligente, deve integrarsi e conoscere i compagni, ha qualità importanti. Quando arriva in fondo, crossa molto bene, dobbiamo essere bravi ad attaccare l'area. Quindi provo un attimo a ragionare, mi viene da dire Pirino in porta, Alessandro a sinistra, Danilo a destra, Bremer e Rugani, secondo me favorito su Gatti, ma spero il contrario. Locatelli davanti alla difesa, Rabiot sul centro sinistra, McKennie sul centro destra, Cuadrado, Kostic e Vlahovic. Questa è la formazione che mi aspetto io in questo momento. Poi vediamo se cambia qualcosa. Io spero Gatti, poi ve l'ho già detto, io spererei Rovella per poter spostare Locatelli a mezzala. Vediamo un attimo cosa succede, queste sono un po' le mie speranze, però gioca Rabiot ed era la grande variabile, la grande incognita, abbastanza telefonata in realtà, però vediamo che cosa succede. Noi, indipendentemente dal mercato, dovremo fare il massimo con la rosa che abbiamo a disposizione. Poi i risultati parleranno a fine stagione. Dobbiamo fare 3 mesi molto buoni, senza farci distrarre. Abbiamo 2 obiettivi, passare il turno in Champions ed essere tra quelle davanti a novembre. Quindi qua Allegri, è già la seconda volta che lo dice nella conferenza stampa, fa all-in, mostra le carte, non è un bluff. Probabilmente anche la preparazione è stata pensata per essere già pronti adesso a fare 3 mesi fatti bene. Quindi vediamo se succederà davvero e se gli infortuni muscolari o gli affaticamenti riusciranno a diminuire. Poi dice, Kostic può giocare nei 4, nei 3, nei 5, sicuramente gioca bene a calcio e la palla la passa a una velocità che mi ricorda molto Douglas Costa ed è una cosa anche importante perché è pure un giocatore di fatica, quindi assolutamente vero. Io domani mi aspetto la Juve schierata col 4-3-3 che in fase di non possesso diventa 4-5-1 con Kostic e Cuadrado che si abbassano a dare la possibilità di rifiatare senza dover fare movimenti strani a scalare, no, mi aspetto proprio 4-3-3, 4-5-1. E poi Allegri dice, le partite si possono dominare con la palla e senza palla, magari la palla la lagna l'avversario ma tu hai il controllo della partita, e io spero che domani si possa avere il controllo della partita ma soprattutto che si possano portare a casa i 3 punti. E questi, ragazzi, sono le considerazioni alla base di quello che ha detto Allegri e di quello che si sta leggendo a livello di notizie negli ultimi minuti. Quindi, ricapitolando, Zaccaria potenzialmente sul mercato, Depay che prima era una cosa poi un'altra, potrebbe saltare sul posto Milik, che proprio sono lo stesso giocatore, stesse caratteristiche, Rabiot che rimane e gioca, ballottaggio tra Gatti e Rugani, mia sensazione personale favorito Rugani, e Kostic dal primo minuto in un 4-3-3 che diventa 4-5-1. Queste sono le considerazioni principali della giornata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo, se avete ascoltato anche la risposta su Chiesa, se anche a voi è sembrata un po' particolare. Vi auguro una buona domenica. Vi auguro veramente di rilassarvi, di riposarvi, che domani ripartiamo carichi come una molla e soprattutto perché manca pochissimo la conclusione del mercato. Le voci sono ancora insistenti, ma confuse. La Juventus è partita bene, ma comunque qualche infortunio ce l'ha e ancora vi ricordo il video degli infortuni di ieri. E quindi
Insomma, ragazzi, riposiamoci almeno domenica, che di discussioni sulla Juventus ce ne sono sempre troppe. Poi magari se verrà fuori qualcos'altro, in serata ne parleremo.